social. Benvenuti cari amici di Radio News 24 e Live Social. Oggi con noi ai nostri microfoni avremo Nicola Bressan, titolare dell'azienda Commercio Eccellenze Italiane in Italia e all'estero. Ci racconterà un pochettino della sua attività. Signor Nicola, benvenuto ai microfoni di Radio News 24 e Live Social. Sì, e buonasera. Beh, innanzitutto grazie dell'invito. Allora, intanto è un'azienda che nasce nel 2003, un gruppo di cuochi ex ristoratori, e con l'obiettivo di commercializzare dei prodotti alimentari per la ristorazione è iniziato, diciamo, un processo di ricerca innanzitutto di prodotto. Fino a due mesi fa, quindi ormai 17 anni, siamo riusciti a ottenere degli ottimi risultati nel mercato un po' locale, nazionale e anche soprattutto all'estero, perché parte di noi hanno vissuto anche all'estero e di conseguenza esperienza che proprio ci portava a fare un export del Made in Italy, con la convinzione che insomma siamo i numeri uno in assoluto sui prodotti alimentari, e quindi questo ci ha portato sempre diciamo fortuna, e sicuramente anche tuttora riusciamo ad avere una parte di sviluppo del nostro business. Il nostro mercato ad oggi, e bene o male fino a fine anno, sarà un 70% compromesso, perché comunque quello sì. Il mondo della ristorazione purtroppo comunque con le nuove normative ci sarà una riduzione importante di quello che sarà proprio l'attività nel settore della ristorazione, e quindi per noi non ci saranno sbocchi particolari. Cosa ci siamo inventati? Un po' come tutti, la necessità di vendere le materie prime che avevamo in magazzino, e quindi un sito online. La ristorazione come messa oggi e come sarà messa domani? Beh, sicuramente il delivery. Il delivery può avere uno sbocco soprattutto nelle città. Certo che però bisogna avere anche delle capacità per fare delivery, perché certo, comunque quello è veritiero, giustamente è vero. È una nuova professione. Quindi magari un ristoratore nelle città ha una possibilità comunque di avere un certo numero di clienti, ma chi vive nell'immediata periferia insomma diventerà un po' difficile. Deve un po' reinventarsi anche il ristoratore, sicuramente sì. Nel nostro caso cercheremo di essere vicino con delle opportunità, ad esempio nel nostro caso se venderemo ai privati, il ristoratore potrà diventare una sorta di magazzino dove i privati possono andare a ritirare secondo determinati orari proprio la propria spesa. Certo, quello è vero. Una cosa, sì. Stiamo arrivando ufficialmente alla fine, abbiamo neanche un minuto. Chiedo in questo caso se ha un sito web o una pagina social, visto che si parlava, così anche i nostri radioascoltatori la possono contattare e trovarla per qualunque evenienza. Certo, è www.myitalianfoodshop.com, e questo è il nostro sito. Perfetto. E, ecco, quindi siamo, diciamo, un gruppo di persone che comunque vogliamo reagire. Il futuro fa paura, perché è, diciamo che è umano, però insomma diciamo che comunque ci sarà il massimo impegno e ci sarà il massimo sforzo, insomma, a parte di tutti. Perfetto. Continuate a seguirci sempre su Live Social Radio, Radio News 24. Noi torniamo subito con un'altra storia. Live Social.